Salve amici, ben ritrovati, siamo di nuovo qui alla FMT. Come vi avevamo promesso, iniziavamo a presentarvi un po' di attività particolari, soprattutto quelle di cui noi alla FMT siamo titolari di un'esclusiva. Questa sera... Andare avanti, di scavallare, perché il nodo vi deve arrivare sull'osso sacro, come quando facciamo, come quando vi ho fatto fare l'altro esercizio. Con la differenza che il piede è in chiave. Nello specifico, quando andiamo a trattare la disciplina dell'area loop, parliamo di un cerchio. Quando invece parliamo di tessuto aereo, letteralmente parliamo di quella disciplina che anche in questo caso tante volte avete visto al circo e che è letteralmente un nastro che è collegato ad un soffitto, attaccato anche in questo caso ad una barra, su cui i nostri allievi si arrampicano per poi andare a fare una serie di acrobazie avvolti in questo nastro, con tenuti particolari che si fanno con il corpo e che serve proprio a imparare ad avere delle posture dinamiche in aereo. Che significa? Che letteralmente si è sospesi in aria, attraverso dei nodi ci si lega a queste fasce e da queste fasce si iniziano a fare dei movimenti in sospensione. Anche in questo caso c'è bisogno di una grande forza di stabilizzazione posturale e di controllo motorio del proprio corpo.